Ragazzi, benvenuti su Past Generations. Oggi siamo su una nuova tier list, e dato che ultimamente stanno uscendo un sacco di contenuti a tema Fallout, perché non parlare un po' a 360 gradi di quella che è effettivamente la saga di Fallout, di tutti i capitoli di Fallout? E infatti ho trovato una tier list su tutti i titoli di Fallout, e oggi facciamo questa tier list in modo che vi do un po' di mie personalissime opinioni. Quindi ragazzi, non è una tier list oggettiva, ovviamente è una tier list di ciò che penso io sulla saga di Fallout e vediamo cosa esce fuori. Allora, io direi di iniziare subito, ormai tanto sappiamo come funzionano le tier list, vi lascio anche nelle annotazioni la vecchia tier list che ho fatto sui capitoli di GTA. Iniziamo con il primo Fallout, figlio di Wasteland. Fallout ovviamente apre, il primo capitolo di Fallout apre le porte alla lore, alla trama e all'ambientazione al mondo di Fallout, l'ambientazione di Fallout. Naturalmente è il primo capitolo, quindi è tutto nuovo, abbiamo un sistema basato su Special, il sistema di creazione del personaggio iconico di Fallout, che appunto prende le distanze da quello che era originariamente il GURPS, se non sbaglio, che era appunto il sistema, il canon, diciamo, per i giochi di ruolo all'epoca. E allora, c'è un discorso particolare da fare per i primi due Fallout, perché personalmente li ho recuperati oggi, ok? Cioè oggi, non oggi questo giorno, nel senso nell'ultimo periodo. Effettivamente i primi due Fallout li ho giocati per la prima volta 2 anni fa, quindi neanche troppo tempo fa. E purtroppo io comunque devo darvi un giudizio su quando li ho giocati io e quindi un giudizio dei giorni nostri. Perché ovviamente se l'avessi giocato all'epoca avrei un parere totalmente diverso. C'è un discorso da fare sui primi due Fallout, anche su Fallout Tactics, che appunto sono invecchiati. Perché naturalmente i primi due Fallout sono forse quelli che incarnano maggiormente l'animo ruolistico e da gioco di ruolo di tutta la saga di Fallout, e sono dei titoli importantissimi. Il problema è che giocarli oggi è abbastanza tedioso, perché mantengono delle meccaniche che sono molto invecchiate male ai giorni nostri. Probabilmente se li avessi giocati 10, no, ormai no, scusate, 20 anni fa, probabilmente adesso avrei fatto un discorso diverso. Però purtroppo i primi due Fallout sono invecchiati un po' male per quanto riguarda la trama e il gioco di ruolo. L'anima da gioco di ruolo sono degli ottimi giochi e io li consiglio a chi vuole recuperare la trama e la lore di Fallout dai suoi inizi, dai suoi albori, perché ci sono un sacco di cose molto interessanti, dei riferimenti appunto poi ripresi nei successivi Fallout. Ma lo sconsiglio a chi si approccia oggi a un gioco di ruolo, perché è un gioco di ruolo vecchia scuola e ormai non si fanno più così i giochi di ruolo, per questo sono invecchiati male. Io però vi consiglio comunque di recuperarli se siete appassionati di retro gaming, perché comunque è un'esperienza, secondo me, giocare i primi Fallout. Hanno una soundtrack incredibile, mette un'atmosfera allucinante e secondo me sono veramente dei validissimi giochi. Il problema appunto è che le meccaniche sono molto invecchiate, perché ovviamente sono figli della loro epoca. Quindi io metterei entrambi i primi due Fallout non nella stessa posizione, perché comunque questo discorso che ho fatto, ho iniziato con il primo ma vale anche per il secondo. Per il secondo abbiamo delle innovazioni tecniche, cioè delle innovazioni tecniche, abbiamo alcune meccaniche di gameplay in più, ma alla fine il discorso è sempre quello. Io personalmente apprezzo di più il secondo rispetto al primo, quindi metteremo il primo Fallout valutandolo, mi raccomando ragazzi, a parte che è personale, ma valutandolo oggi, il primo Fallout io lo metterei inaccettabile, nel senso che comunque è un bel gioco e si può giocare nonostante sia molto tedioso, però capite bene che non è accessibile a tutti. Non voglio fare un discorso elitario naturalmente, anche perché lo ammetto, io non è che l'ho mai finito, ho visto dei gameplay perché poi alla fine non ce la facevo più, perché almeno per me è un po' invecchiato per come sono fatto io, ma in realtà possiamo pure fare un discorso generale. Poi potete anche provarli e ovviamente farmi sapere nei commenti, ragazzi, anche perché vendono il bundle di Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics anche su Instant Gaming a meno di 5€, quindi ve li portate a casa su Steam e avete
dei grandissimi del gioco, a parte Fallout Tactics che adesso ne parliamo. Quindi Fallout lo mettiamo in accettabile, Fallout 2 per un gusto personale lo metto in buono. Ora, parliamo di Fallout Tactics. Allora, Fallout Tactics è un gioco che si distacca dall'animo da gioco di ruolo della saga di Fallout per, diciamo, avvalorare di più una componente action e una componente strategica. Infatti non a caso si chiama Tactics, quindi è un gioco un po' di strategia ambientato nello stesso mondo di Fallout con la stessa grafica dei primi due Fallout. Quindi, diciamo che io Fallout Tactics lo metterei anche qui inaccettabile, perché comunque, nonostante non sia un gioco di ruolo, è un gioco è carino, cioè ci sta, secondo me, ok? Non c'è molto da dire su Fallout Tactics, effettivamente. Non va ad aggiungere chissà quali nozioni di trama o roba al mondo di gioco, però, secondo me, per alcuni videogiocatori, secondo me, ci può stare come gioco a tema Fallout. È sicuramente meglio di Brotherhood of Steel, che adesso ne parliamo, e intanto Tactics lo mettiamo, almeno a parer mio, inaccettabile, anche se metterlo allo stesso livello di Fallout sarebbe un po' uno smacco a Fallout, però addirittura mediocre non lo voglio mettere, quindi facciamo così, che Fallout lo mettiamo allo stesso livello del 2, ok? Anche se io preferisco il 2, lo preferisco di poco al primo. Quindi, tra l'altro, sono stato stupido perché non vi ho elencato i tipi di votazione. Abbiamo capolavoro, ottimo, buono, accettabile, mediocre e monnezza. Credo che siano abbastanza esplicativi da soli, quindi non c'è bisogno che vi sto a spiegare. E andiamo avanti e affrontiamo il discorso di Fallout Brotherhood of Steel. A parte che manca il 2, perché mi sembra sia uscito anche il secondo di Brotherhood of Steel, che non ho comunque giocato e che ne sentiremo la mancanza, sì, sicuramente, guarda. Brotherhood of Steel, ragazzi, è una monnezza. È una monnezza perché non è un gioco di Fallout, non ha niente a che vedere con Fallout. L'unica cosa che c'è di Fallout è il titolo, Fallout Brotherhood of Steel, perché si distacca completamente dall'animo che ha Fallout, dall'universo di Fallout, nonostante le ambientazioni magari prendano un po' quello stile lì, i personaggi non hanno niente a che vedere con il mondo di Fallout. Cioè, questo gioco è una monnezza, sia come titolo di Fallout, sia come gioco a sé, perché pur volendo staccare dalla saga di Fallout, comunque, come gioco a sé fa comunque cacare. È comunque una monnezza. Non mi risparmierò con Brotherhood of Steel, perché io l'ho giocato su emulatore, e fa cagare. È una noia, ripetitivo come pochi. Entri in una zona, ammazza i nemici, vai alla prossima zona, ammazza i nemici, vai alla prossima zona, ammazza il boss, ripeti. È ripetitivo, i personaggi fanno cacare, non ha niente a che vedere con Fallout, va in monnezza, punto. E addio Brotherhood of Steel. E adesso, signori, parliamo di una delle punte di diamante della saga di Fallout, Fallout 3. Ragazzi, c'è veramente poco da dire su Fallout 3, se non che è un capolavoro. Fallout 3 veramente incarna appieno tutta l'estetica di Fallout, veramente il Fallout per eccellenza, ragazzi, con un'ambientazione, una mappa veramente incredibile, grande, piena di zone interessantissime, ma già Megaton, la prima città che si incontra, è veramente qualcosa di incredibile. A livello di gioco di ruolo si fa veramente un passo avanti, perché naturalmente passiamo da uno stile retro e old school, almeno per oggi, di quello che era il gioco di ruolo dei primi Fallout, che abbiamo appunto abbiamo parlato prima, dei primi dei Fallout, a Fallout 3, un gioco di ruolo più in salsa, più moderna, più accessibile anche oggi, che regala un sacco di emozioni, veramente un capolavoro, ragazzi, veramente quasi tutti i personaggi, non vi sto a dire che tutti i personaggi sono perfetti, però la maggior parte dei personaggi sono veramente immemorabili, indimenticabili, e Fallout 3 è un grandissimo gioco che ha rivoluzionato veramente un brand come quello di Fallout. Ora però c'è da fare un discorso particolare, perché naturalmente la fanbase è molto divisa tra Fallout, chi reputa il proprio gioco preferito Fallout 3, e chi reputa il proprio gioco preferito Fallout New Vegas, un po' come abbiamo visto anche per esempio sulla tier list di Grand Theft Auto tra Vice City e San Andreas. Ora, i due in questa tier list si contendono il grado di capolavoro.
Quindi uno dei due deve andare in ottimo. E probabilmente mi odierà qualcuno di voi, ma io Fallout 3 lo metto in ottimo. Lo metto in ottimo perché ovviamente c'è Fallout New Vegas. Ragazzi, Fallout New Vegas, c'è poco da dire. Su Fallout 3, ultima cosa, io mi ricordo che all'epoca su Windows 7, chi ci ha giocato all'epoca lo sa, dava un bordello di problemi di ottimizzazione, grazie anche a quel fantastico servizio di Windows for Game Live, Windows Game Live, come cacchio si chiamava, che grazie a Dio è morto e sepolto. Ragazzi, Fallout 3 dava dei grossi problemi di ottimizzazione e fortunatamente, tra l'altro, piccola parentesi, moddarlo oggi è più semplice di come lo era all'epoca. Ma appunto, ragazzi, Fallout 3 per me è ottimo perché sarebbe stato un capolavoro se non fosse esistito naturalmente New Vegas. New Vegas, ragazzi, capolavoro. C'è poco da fare. Il deserto del Mojave, Mojave, come lo volete chiamare, affascina. È veramente incredibile. L'Obsidian è riuscita a dare uno schiaffo in faccia alla Bethesda in soli 18 mesi e gli ha fatto vedere com'è che si fa un gioco di ruolo. Naturalmente l'Obsidian comunque aveva una base bella solida da cui partire, che era quella di Fallout 3. Fallout New Vegas però ha un animo tutto suo, ha veramente una marcia in più rispetto a Fallout 3. È veramente incredibile. Carismatico, se vogliamo prendere i tratti di Fallout, i tratti special, e Fallout New Vegas è veramente, secondo me, un capolavoro. Ora, non l'ho giocato fino alla fine, non l'ho finito Fallout New Vegas, devo essere anche perché ci sto portando la serie blind, però per quello che ho visto e che ho giocato, veramente, ragazzi, un gioco di ruolo con i fiocchi, l'Obsidian sa dove mettere le mani, non parliamo dell'ultima ruota del carro. Quindi veramente un ottimo lavoro. E io lo voglio mettere anche in capolavoro proprio per premiare l'Obsidian, perché io, cioè veramente, secondo me il comportamento di Bethesda negli ultimi anni, come si è comportata soprattutto con la saga di Fallout, è veramente qualcosa di vergognoso. Quindi ben venga l'Obsidian, ben venga Fallout New Vegas. E c'è poco da dire su Fallout New Vegas perché, cioè, mappa, modalità di gioco di ruolo, eccetera, ragazzi, le missioni, le quest, ci sono delle quest incredibili, una più bella dell'altra, tutte completamente diverse, cioè non c'è niente che si assomigli, non c'è niente di monotono, la mappa è grandissima, ti viene voglia di esplorarla, si può moddare anche molto facilmente, ragazzi, recuperatelo, Fallout New Vegas, un giocone, veramente, capolavoro. È in capolavoro semplicemente perché esiste, naturalmente, se no ci sarebbe stato Fallout 3. Io Fallout 3 l'ho messo in ottimo semplicemente per un affetto personale che ho nei confronti di New Vegas, altrimenti ci sarebbe stato il 3. Quindi non uccidetemi, per favore. Adesso affrontiamo gli elefanti nella stanza, per così dire. Fallout 4 e Fallout 76. Fallout 4. Allora, su Fallout 4 naturalmente ci ho speso fin troppe parole, però... E mi ripeterò tra virgolette, nel senso che cercherò di fare un riassunto su quello che ho da dire su quello che penso su Fallout 4, perché comunque già c'è il video che vi lascio sempre nelle annotazioni nel caso ve lo siate persi. Fallout 4 non è un GDR, e partiamo da questo presupposto, perché non è un GDR a partire dalle piccolezze come la voce dei personaggi, il loro background che ti impedisce effettivamente di fare roleplay, e del gioco che è palesemente la questline principale è a binari e molte delle quest sono a binari, non è un gioco di ruolo. Come gioco di ruolo vale veramente zero, cioè, senza dubbio, almeno per me vale veramente zero come gioco di ruolo. Ma devo premiare la componente shooter, la componente dello shooting. Diciamo che da Fallout 4 comincia a prevalere uno stile puramente action piuttosto che uno stile gioco di ruolo, perché appunto lo shooting ha una componente più da FPS, perché l'abilità del giocatore influenza il gioco. Quindi non sarà più l'abilità del nostro personaggio a influenzare la mira, ma sarà la bravura del giocatore, quindi un bersaglio lo prenderemo se saremo noi bravi a mirare, non se il nostro personaggio ha una buona caratteristica in percezione, ok? Le abilità influenzeranno soltanto il danno, ma non la possibilità di prenderli. E
E infatti mi è un po' strana la meccanica dello SPAV in questo capitolo, se effettivamente il sistema di shooting funziona più da FPS che da gioco di ruolo. Io devo essere sincero, nella saga dei Fallout lo SPAV, che è iconico tra l'altro di Fallout, l'ho utilizzato molto poco, anche perché secondo me lo SPAV ha più senso in giochi come i primi, come Fallout e Fallout 2, perché essendo che il sistema era più era un combattimento a turni, quindi comunque il tempo si fermava, aveva più senso lì lo SPAV piuttosto che secondo me in giochi come Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 3. Nonostante su Fallout 4 io l'abbia usato lo SPAV semplicemente per l'abilità di colpi critici, ma vabbè, questa era una mia piccola opinione sullo SPAV. Fallout 4 ha una pregevolissima componente di shooting secondo me, quindi è un punto a favore, e secondo me la mappa è veramente ben fatta, perché ti viene voglia di esplorarla, non è vuota, non è una mappa vuota, ci sono un sacco di posti che nascondono spesso e volentieri delle chicche di lore e di trama molto interessanti, che effettivamente ti invogliano ancora di più a esplorare la zona e tutta la mappa. Quindi secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro per quanto riguarda la mappa e la componente dello shooting, nonostante si distacchi molto dall'animo da GDR che ha sempre contraddistinto la saga di Fallout. Quindi Fallout 4 a me sta terribilmente sulle scatole e non mi piace per niente, però effettivamente dei punti a favore ce li ha, che mi spingono a continuare a giocarlo, come appunto la già citata difficoltà sopravvivenza nel video dedicato a Fallout, e quindi non lo metto né in monnezza, non lo metto neanche in mediocre, voglio metterlo su accettabile semplicemente per questa componente action che comunque secondo me va troppo a coprire l'aspetto da gioco di ruolo e per quei pochi pregi che ha, che comunque me lo fanno godere quando ci gioco. Quindi lo mettiamo su accettabile. E si conclude la tier list di oggi con Fallout 76. Ragazzi, Fallout 76. Fallout 76 a me non interessa di come sia lo stato del gioco adesso. Perché ammetto che ci sia stata una ripresa, una risalita con Fallout 76. Ne ho parlato anche con Ermanno Gattiker, che abbiamo avuto ospite sul canale con il video di Natale. E ne abbiamo parlato un po' qualche giorno fa su Fallout 76, su effettivamente come si sia un po' ripreso dall'inizio, dal lancio disastroso, perché ragazzi Fallout 76 penso che ce lo ricordiamo tutti, il disastroso lancio che ha avuto. Bethesda si è comportata veramente in una maniera inaccettabile e vergognosa, veramente, ma siamo qui per parlare del gioco e non per parlare del marketing, perché non stiamo parlando di Cyberpunk, che quello magari lo tratteremo in un video a parte, chi lo sa. Comunque, quella è un'altra storia, adesso parliamo di Fallout 76, del gioco. Il gioco, allora, Bethesda. La Bethesda ha fatto un passo veramente gigantesco, veramente, per fare un... Sto ripetendo veramente, ragazzi. Per fare un Fallout 76 interamente in multiplayer, cioè per aggiungere la componente multiplayer, devi avere due coglioni così là sotto, perdonate il linguaggio. Il problema, secondo me, è che, primo, quello non è l'engine adatto. Veramente, perché, infatti, ne abbiamo avuto la prova. 3 mini nuke e i server crashano. Cioè, ma è possibile una cosa del genere? No. Quello non era l'engine per far girare una cosa del genere, non sarebbe mai girato. Il motore grafico, lo stesso di Fallout 4, boostato a 1000, praticamente con l'acceleratore, sotto effetto di droga praticamente, sotto Mentats, per citare le droghe di Fallout. Veramente, ragazzi, io lo detesto quello stile grafico lì. Su Fallout 76 il motore grafico mi ha dato veramente fastidio, non mi è piaciuto per niente. E pieno di bug, sapete qual è il problema? Non sono tanto i bug, ma il fatto che ci sono gli stessi bug di Fallout 4, quindi non c'è stato neanche un lavoro di correzione o di appunto di beta testing del gioco, perché dai, i bug su Fallout 4 già li conoscevi, non puoi rimetterli, riproporli anche su Fallout 76, veramente
non hai fatto veramente, non ti sei impegnato un minimo per fare sto gioco, ok? Sto anche parlando male perché veramente mi dà il nervoso sto gioco, sto Fallout 76. Io su Fallout 76 non so veramente cosa dire, perché il multiplayer sì, era una cosa voluta, lo volevamo tutti giocare in New Vegas in multiplayer. Ci sono anche delle mod che appunto implementano il multiplayer sui primi Fallout, per esempio, su Fallout 2 mi sembra. E il problema è che tu non mi puoi rendere il gioco totalmente multiplayer, devi darmi l'opportunità di poterlo giocare in singolo. Ma io non me lo posso giocare in singolo senza NPC, ma dai... Mi dai un mondo senza NPC perché l'obiettivo era quello di collaborare con gli altri player? No, cioè, non mi puoi riempire il mondo di olonastri perché tutti gli altri non gli NPC non esistono. Poi problemi di desync, uno vede una cosa, l'amico vede un'altra. Un casino, gente che hackerà gli account, Bethesda che col banhammer banna tutti alla cieca a prescindere se effettivamente siano stati cheater o meno, Bethesda che chiede che per essere sbannati bisogna mandare un tema di 4 pagine sul perché cittare sia sbagliato. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, Bethesda che chiede veramente un tema di 4 pagine, un'azienda come la Bethesda, ma roba dell'altro mondo, veramente da futuro distopico, una cosa del genere, da una puntata di Black Mirror è uscita sta cosa. Quindi io su Fallout 76 veramente non so cosa dire, se non che è un gioco mediocre. Io non voglio metterlo in monnezza perché io capisco che Bethesda abbia voluto fare un passo, abbia voluto sperimentare con questo gioco, vedere se una componente multiplayer potesse funzionare, ma non è così che si fa, non è assolutamente così che si fa. Ora, io spero che grazie a Microsoft che ha acquisito la Bethesda riescano a riportare un po' in vita Fallout, che già dal quarto capitolo stava diventando un po', si stava veramente distaccando, allontanando da quello che era Fallout. Io spero che la Bethesda, sì, che la Bethesda, che la Microsoft faccia, non lo so, qualcosa, faccia mettere a Todd Howard il cervello a posto, perché sto uomo non sta bene ogni tanto, gli pie il matto qualche volta, e che finalmente ci regalino un titolo di Fallout che ci faccia rivivere le stesse emozioni che ci ha fatto vivere il terzo, New Vegas, e i primi due, a chi ha avuto la fortuna e il piacere di poterli giocare all'epoca. Ragazzi, questa era la tier list di Fallout. Io ovviamente tier list personale, quindi spero di non aver offeso nessuno, non vi incazzate troppo nei commenti, scriveteci ovviamente nei commenti le vostre opinioni e la vostra personale classifica di capitoli di Fallout, e soprattutto qual è stato il vostro preferito e il vostro Fallout più odiato. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e soprattutto per il grande supporto che ci date ogni giorno qui sul canale e su la nostra pagina Instagram, che trovate linkata in descrizione. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per essere passati. Ciao a tutti.